Faccio un veloce riassunto delle puntate precedenti. Nel primo incontro che ha tenuto Gianluigi Zucano abbiamo introdotto il nostro problema, cioè il rapporto che c'è tra il Vangelo e la sofferenza, la malattia, la morte. E l'incontro che ha tenuto Don Luigi è stato un incontro soprattutto sulle domande che la malattia e la morte suscitano in ogni uomo, e in modo particolare perché siamo credenti. Si chiamava Perché, Signore. Allora, il secondo incontro è stato invece l'annunzio Lucano che ci ha introdotto nel Vangelo e nel ciò che i Vangeli raccontano del rapporto tra Gesù e i malati, diciamo nella vita pubblica di Gesù, tutte le guarigioni e tutto il contatto che lui ebbe con la sofferenza. Terzo incontro, Monsignor Ricciardi ci ha invece introdotto nel cuore del mistero pasquale. In modo particolare citando il documento San Vincenzo di Giovanni Paolo II, ma soprattutto abbiamo parlato della Pasqua di Cristo, che cosa fa il Signore come risposta al male che c'è nel mondo, al male che può morire, cioè prendere su di sé il male fino a morire per risorgere e donare la vita eterna, la vita che è al di là della morte, che è al di là della sofferenza a ogni uomo. Allora, come quarto incontro abbiamo pensato di farci questa domanda: va bene, ma questo mistero pasquale che cosa fa poi nell'uomo? Se uno diventa cristiano, se uno riceve lo Spirito Santo, riceve la vita nuova, che cosa cambia poi nel rapporto con la malattia, con la morte? E per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare a coloro che la Chiesa mette come esempio di cristiani, cioè i santi. Per questo abbiamo chiesto a un amico, si chiama Giovanni Scipoli, adesso vi presento subito, ma un amico di venire a parlarci un po' di questo tema, perché abbiamo chiesto proprio a Giovanni. Giovanni è un attore di teatro, anche di televisione, insomma, ha fatto tante cose, la sua vita nasce come attore di teatro. Però negli ultimi tempi si è inventato una cosa molto, molto carina, che secondo me anche molto, molto bella dal punto di vista dell'evangelizzazione, cioè dopo aver fatto in varie trasmissioni televisive delle trasmissioni sui santi, su TV2000, a un certo punto è nata l'idea di fare dei video che raccontassero in breve la vita di un santo. I santi in pillole, dovremmo dire, perché ogni video dura 2 minuti. Questi video sono diventati di grande successo di Giovanni e quindi hanno cominciato a girare molto. Bene, allora per cominciare l'incontro, prima di cominciare a parlare con Giovanni, vorremmo farvi vedere un video di Santa Chiara. 11 agosto, Santa Chiara, una ragazzina del 1200 che scappa di casa per seguire San Francesco e i suoi frati e poi fonderà un ordine di monache di clausura, le Clarisse. Le cronache del tempo la descrivono come una fanciulla di straordinaria bellezza. E questa cosa qui fece particolarmente imbestialire lo zio, perché una bella ragazza nel Medioevo era fonte di ricchezza, poteva maritare bene, poteva fare la fortuna dell'intera famiglia. Nel Medioevo era logico pensare che la figlia graziosa andasse sposa e la figlia cozza andasse in monastero. Il contrario era inaccettabile perché non funzionale all'economia sociale. A che serve essere gnocca se non sfrutti il potere della tua gnoccaggine? A che serve qualcosa se non produce un beneficio visibile? A che serve una monaca? A che serve il triangolo scaleno? La mamma pianino gli dice: vai a comprare il salame. A che serve ascoltare per ore? Ok. Le estenuanti barzellette dei bambini. A che serve il mignolo del piede? Porca puttana! Ma un giorno l'uomo si accorse che ciò che serve non gli era sufficiente. Scoprì che aveva bisogno dell'inutile. E l'inutile lo condusse all'esplorazione di territori sconosciuti. E l'uomo scoprì l'arte, la musica, la scienza. Scoprì l'insostituibile bellezza dell'inutile. Scappiamo! L'uomo è riuscito ad essere grande come Chiara, come Francesco, come Socrate, Dante,
Ulisse, come Don Chisciotte. Quando ha compreso che lottare contro i mulini a vento è forse inutile, ma certamente magnifico. Allora, questo era per darvi un esempio di questi video sistanti che Giovanni produce con un certo impegno, perché avete visto che ci sta Elisabetta, sua moglie, i tre bambini, tutta un'impresa familiare, e questo aggiunge bellezza a questi video. E ogni video è dedicato a un santo oppure a una coppia di santi, come abbiamo visto, oppure a una particolare festa liturgica. Per questo questa sera abbiamo invitato Giovanni per parlare insieme dei santi. Sarà una chiacchierata. Benissimo. Bene, salve a tutti. Ciao. Si sente qualcosa? Un po' ecco. Allora, ti chiederei come prima cosa di raccontarci come è venuta questa idea, sì. Perché ti sei trovato, come sei un attore di teatro, a fare video sui santi. Ma guarda, questa cosa nasce dall'ex direttore di TV 2000, che è Paolo Ruffini, che adesso è il direttore delle comunicazioni vaticane, che una volta mi dice proprio: fai questa cosa, fai quindi sui social, devi fare un video del santo uno al giorno. E dico: tu sei una moglie infinita, no, fallo, sai, quindi hai lo Starek che ti dice: fai questa cosa, vedrai. E io dico: la gente non si ammazza di noia, no, fallo, giustamente non mi dice che era tutto, fai io, quindi mi dà questa patata micidiale e io comincio a farli. Ed effettivamente all'inizio la gente si ammazza di noia, era bellissimo, perché io facevo dei riporti infiniti sul santo, sulla storia, raccontando, non so, Thomas Becket, i motivi arcaici, ma questa cosa non aveva nessun successo, finché a un certo punto mi viene, insomma, veramente stavo lì disperato però, a abbandonare questa cosa, perché proprio scrivo tardissimo la notte, alle 4 di notte, un giorno alle 4 di notte dico: vabbè, basta, mia moglie dorme alle 4 del mattino e quindi andiamo a svegliare mia moglie, vediamo che dice. Gli porto il cellulare, glielo punto in faccia mentre dorme e gli dico: che cosa ne pensi di San Tommaso d'Aquino? E lei dice delle cose che adesso non posso dormire. Delle parole oscure, notturne, diciamo. Però metto in rete, questa cosa era un successo pazzesco. E da lì ho capito qual era il segreto: andare a svegliare i morti, andare a risvegliare l'antica memoria del santo che è coperta da una colpa di polvere. E quindi fatto coinvolgere la famiglia, cioè vedere come in qualche modo si incarna questa storia di questo personaggio nella vita nostra, reale, concreta, della famiglia, cioè che ha a che vedere con me, con i miei figli, questa storia qui. E poi i santi hanno tutta una vita noiosa, no? Se uno guarda le statue, sì. In chiesa, molto devoti. Ma certo, cioè io da bambino io pensavo che i santi erano persone molto pettinate. Perché? Sì, perché io c'avevo questa... Scusate, noi parliamo questa distanza, sembra una cosa strana, però il cavolo non ci permette di fare altre cose, altrimenti. E io appunto, perché i santi per me erano, i santi quelli che stavano nei santini di zia Cecilia, che era mia zia suora salesiana, che è suore. Questa è mia zia suora, più voglio moltissimo bene, mia figlia si chiama Cecilia, in onore a lei, però poverina era un personaggio un po' ingenuo, un po' così, e lei ci propinava sempre questi santini micidiali. Perché dico micidiali? Perché lei ci erano questi plastificati, San Domenico Savio, Don Bosco, tutti i santi che circuito intorno al mondo salesiano, ed erano plastificati con erano molto taglienti, che si infilava sotto il cuscino di notte, per cui uno andava a dormire e infilava sotto il cuscino, se tagliava.
di santini micidiali, per cui poi un giorno organizziamo uno scherzo, li raffiamo. Però insomma, ecco, questi per me santi erano quello, no? Cioè erano dei santini, no? Mistificati da Pietro. Invece, quando è che hai pensato che... Quando ho cominciato a leggere le loro storie, quando ho avuto la fortuna, obbligata, perché dovevo farlo per lavoro, per il programma sul TV 2000, che è un fatto che si chiamava Pia di voi, mi imponeva di trasferire delle storie, sono storie bellissime, affascinantissime, cioè ho capito che il santo non è un colore, una mano di vernice che passiamo, una mano di vernice azzurra che passiamo sulla vita di un uomo, ma è la vita di un uomo pieno di luci, di ombre, di limiti, di debolezze, anche di incapacità, di inadeguatezze, che però incontra nella sua vita a un certo punto una chiamata, cioè sente molto forte e forte la chiamata, lui risponde a questa chiamata e la sua vita diventa una meraviglia, ma nonostante lui, cioè nonostante le sue debolezze, le sue... E questo che mi affascina tantissimo, perché tanti santi sono così, Giuseppe da Cotentino, mi piace tantissimo quest'uomo, che sapete, no, la storia era questo ragazzo che non era capace di fare niente, ma niente, diceva lui voleva fare il frate, però non sapeva fare il frate, perché si infila dentro un monastero dei cappuccini e non sanno che fargli fare, perché gli danno i piatti, lui c'era questo atteggiamento che guardava, si imbambolava, si incantava, guardava, rimaneva a bocca aperta, queste cose lo chiamavano bocca aperta, così. E quindi passavano i piatti per apparecchiare, gli cascavano i piatti per terra, si rompeva, non sapeva stare, dicevano che non sapeva nemmeno pregare, cioè gli dicono i frati, tu non sei buono né per la vita pratica né per la vita contemplativa, la mano ti picchia tutti i giorni, non sei capace a zappare i campi, non sai fare niente, e questo non sapeva fare niente, però si incontra con lo suo innamoramento enorme, cioè senso degli innamorati, si innamorano di Dio nella loro vita, questo amore è più forte del suo innamoramento, la sua vita viene riempita dall'amore di Dio in modo straordinario, travolgente, diventa un personaggio, poi studiate la storia, cioè diventa la guida spirituale di principi, di re, questo non era studiato, non sapeva fare niente, è meraviglioso. Questo perché lo dico? Perché mi affascina a me il santo, perché proprio mi riguarda da vicino, cioè io vivo l'esperienza di attore, no? nel mondo dello show business, incontro tante figure, tanti uomini di successo, tanti uomini capaci, di talento, no? Sono in pratica, tutti i proietti, tanti l'ho incontrato, no? Ma bene uno, e quando incontri queste figure hai nuovamente la sensazione che loro stanno con un altro passo, cioè un altro livello sia di vita sia di qualità della vita, ovviamente, perché c'hanno i soldi, ma anche come intelletto. Io per esempio ero molto affascinato da Camilleri, che avevo conosciuto, no? In accademia, quest'uomo aveva una cultura, diciamo, la cultura che a questo momento non riuscirò mai a conoscere, la tragedia greca così bene come la racconta lui. Cioè lui raccontava, non so, a scuola, in accademia ci raccontava la Iace di Sofocle, questa tragedia, e noi ci incantavamo, poi dopo io la raccontava a mamma, a papà, non tornavo, quindi non fregava niente perché la raccontavo prima. Insomma, è la stessa storia, perché io non riesco a raccontarla bene come la racconta lui? Perché non so, perché io non sarò mai come Camilleri, cioè non sarò mai come Gigi Proietti, non sarò mai come questo, come quell'altro. Invece il santo ti dice, se ce l'ho fatta io, ce l'ho fatta per te, perché guarda che miserabile che sono. E la promessa, tu sarai come me, cioè anche in te succederà questa cosa. Può succedere, può succedere, è un figlio, non è che non è dato, però può succedere. Cioè io quando vedo Giuseppe Cavertino dico porca miseria, allora c'è speranza pure per me, quando vedo. E
un santo, che pensi, come fai? Sì, allora, cioè, un attimo, intanto che parliamo insieme, io Elisabetta, poi telefono a te, sì. Poi telefono sempre a quest'uomo, lo tormento per un paio d'ore, lui è il mio riferimento principale, insomma, lo tormento sulla vita del santo, per dare qualche idea, e poi che succede? Leggo la storia, penso, diciamo, la tecnica di questi video più o meno sempre la stessa, cioè, e capisco qual è il tema che questo, la vita di questo uomo tira fuori, in questo caso la vita di Santa Chiara. La cosa che mi affascina di più è il tema dell'inutilità, cioè cosa è utile, cosa è inutile, cos'è che noi giudichiamo utile, cosa il mondo giudica inutile, eccetera eccetera. E non sono temi esplicitamente cattolici, per credere? No, certo che no. Certo, perché io mi pongo sempre la domanda, cioè cosa vorrei uscire un po' dalla nostra, come si dice, echo chamber, no? La stanza dell'eco, la stanza dove sentiamo le voci nostre, siamo noi, qua insomma, più o meno siamo tutti in famiglia, no? Cioè ecco, invece la mia ho desiderio, quindi su web lo devi fare per forza, cioè devi parlare a chi non gliene frega niente. Altrimenti facciamo che a diventare il famoso algoritmo Facebook che fa vedere le cose solo a quelli come te, tu vedi le cose solo di quelli simili a te, eccetera, quindi parliamo tra di noi, finché ci rimbambiamo, non c'è un tema che possa essere interessante per, sì, tutti. Per tutti, perché possa essere interessante per un bambino cresciuto in una famiglia non credente, questo è il mio obiettivo, cioè riuscire, ecco, a interessare un bambino, quindi una persona con strumenti intellettuali per capire un certo di teologia, e che poi appunto non abbia una formazione cristiana. Prendo questo tema, vedo questo tema nella mia vita, nella vita di mia moglie, di Elisabetta, dei miei figli, che c'entra, se in qualche modo è stato incarnato o disincarnato, e poi individuo una scemenza, una cavolata assurda, una cosa che possa il più possibile desacralizzare il tema del santo, appunto qua è il caso della casa incasinata, buttare le tante del padre, per sistemare casa, eccetera, cioè, un aspetto che il più possibile ci allontani dalla vita del santo per portarlo pesantemente nella nostra prosaicità, e poi c'è, cioè, un finale in cui sto il senso di quello che a me la vita del santo ha suscitato. Invece, secondo te, rispetto al tema dei nostri incontri, cioè la sofferenza, la morte, che impressione hai? Che cosa succede nella vita di un uomo quando lo Spirito Santo prende possesso di lui, quando diventa un santo, appunto, e davanti alla malattia e alla morte? Come si ammalano i santi? Sono tantissimi santi malati, se prendete, cercate santi malati su Google, vi esce, insomma, migliaia e migliaia di risultati. Morti, sono tutti morti, perché se non muori non puoi diventare santo, no? Che c'entra secondo te la malattia, la morte con un santo? Cosa viene in mente? Cosa ti colpisce? Allora, dal punto di vista narrativo è molto interessante, perché in una narrazione raccontare la vita di una rockstar, di un eroe, o di un grande personaggio della storia, della letteratura, nella stragrande maggioranza dei casi, la narrazione è interessante quando un personaggio è nel pieno delle sue forze. Cioè, quando Napoleone si ammala, la storia finisce, cioè, la storia non è più interessante. Cioè, quando Jim Morrison muore, drogato, verso, cioè, la storia diventa poco interessante, cioè, ci interessa quando sta bello carico, bello forte, no? Invece il santo diventa interessante dal punto di vista narrativo, proprio dal punto di vista di chi deve raccontare la storia, proprio quando si ammala, cioè proprio quando entra nel limite, quando viene a contatto naturalmente con i limiti, con la sofferenza, con il dolore, con la propria incapacità di essere al 100%, allora lì la storia diventa, si illumina e diventa bellissima. E quindi mi sono chiesto dal narratore, dall'attore, perché è così interessante, perché
è bellissimo raccontare la sofferenza di Francesco, perché facci qualche esempio, insomma, un esempio che ti viene in mente così. Certo, Francesco quando è malato e compone il cantico delle creature, no? E quasi cieco, quasi cieco, quasi cieco, quasi completamente cieco, quasi totalmente inadatto a gioire, cioè una persona che può fare qualunque cosa tranne gioire, in quel momento compone la prima poesia di lingua italiana della storia. Non l'ha scritta Dante o Petrarca, l'ha scritta lui. Il primo componimento poetico della storia è il cantico delle creature in italiano, in lingua volgare italiana, e la fa in un momento in cui dice: che bello questo, grazie a Dio perché ci hai dato il sole. Ma quello non poteva mancare gli occhi, non poteva neanche guardare la fiammella di una candela in quel momento, e chissà perché in quel momento dice, si lavora così per fare fuoco e per essere il sole, e quindi mi chiedo perché è così bello, perché è così interessante. La risposta che mi do, cioè, per narrativo, è che quando il santo sta male, cioè quando il santo è devastato, interviene un altro personaggio che è lo Spirito Santo, che è la grazia di Dio, e di solito invece un po' nascosto dalle attività, dalla forza dell'uomo, certo, dalla capacità dell'uomo, certo. E questo personaggio è meraviglioso, bellissimo, è commovente, è in ognuno di noi, e quindi delle volte mi viene ancora da pensare, ma cioè, quando Dio si sceglie certi, no? Si sceglie uno come Giuseppe D'Albertino, sceglie uno come San Giovanni di Dio, è un altro assurdo personaggio che è incapace di fare un matto sul serio. Allora tu ti chiedi, ma cioè sembra che Dio lo fa apposta, cioè si sceglie il peggio per far capire che sicuramente è meglio suo, che non è meglio nostro, sempre legge, no? Poi questo anche nella nostra vita avviene, no? A volte ci danno una grandissima testimonianza delle persone che stanno soffrendo molto. Sì. Magari hai trovato una persona che ha avuto un lutto, pensi di andarla a consolare e poi invece lì trovi una forza, una vita, una luce che non hai, no? E quindi vieni consolato tu invece che andare a consolare, cioè poi è una dinamica questa della debolezza. Sì, sai, io lo vedo anche in famiglia, insomma, a mio padre, che io l'ho sempre considerato una persona, però totalmente dipendente da mia madre, cioè lui era uno che diceva, quando si alzava la mattina, diceva: chiaro, devo fare la doccia secondo te? Non sapeva fare niente senza mia madre, poi cucino, una volta capito, l'acqua lo bruciava, non sapeva, era un disastro, era. E poi mia mamma si è ammalata, adesso ha Alzheimer e Parkinson, molto gravi, da tanti anni, e mio padre accudisce mia madre in modo incredibile, e mio padre è diventato uomo. Io vedo un vero uomo da quando mia mamma sta così, cioè mio papà, e io quando li vedo, quando vedo mio padre che accudisce mia mamma in questo modo, dico: Io vorrei amare mia moglie così. E se c'è riuscito mio papà, ci posso riuscire pure io, perché no? E invece, che cosa ti colpisce della morte dei santi? In generale, qualche cosa che ti è rimasto impresso leggendo la loro vita? Non muoiono i santi? Allora, muoiono storie più belle. Fino all'ultimo istante della loro vita sono una enorme testimonianza e un inno di lode, sono un grido di lode, di gioia, e ti sorprendono fino alla fine. Santa Rita muore facendo fiorire le rose nel giardino, le rose secche, fino all'ultimo, ogni goccia
coscia di vita è una, appunto, Francesco le cose più grandi forse le fa prima di morire, compone questo cantico in cui scrive dei versi, con cui con un verso, scrivendo un verso di questa componimento che sta morendo, Dio, mancavolissimo, farà pacificare questa con il vescovo, scrive beati quelli che perdonano per lo tuo amore, scrive questo verso e quelli fanno pace, perciò la nostra morte corporale, no? Eccetera. Oppure San Giovanni di Dio, che era questo mezzonato, no? Quando sul serio che uno dei proprio perdeva soldi dovunque, c'era questo grande ospedale, fate bene fratelli, no? Che è un grandissimo ospedale che non si sa come è riuscito a fondare, perché era un uomo veramente bipolare, e poi faceva debiti ovunque perché c'aveva le mani bucate, insomma debiti ovunque. Poi il vescovo, l'arcivescovo, un punto di morte, lo prende e lo porta nel suo letto per gli ultimi istanti della sua vita, lo porta nella casa sua per accudirlo, e lui non voleva stare lì, voleva essere accudito invece dai suoi nati, dai suoi malati nell'ospedale. Invece però dice: ma se Dio vuole che muoia a casa dell'arcivescovo, sarà un motivo. Lo porta a casa dell'arcivescovo e lui dice: ho capito qual è il motivo, e tira fuori un libretto da sotto la tunica. L'arcivescovo vede il libretto e dice: che bello, questo è il tuo lascito. L'arcivescovo dice: pensa, sarò io il tuo successore, no? E lui gli dice: no, è il libro dei debiti. Pagate voi, muore così, cioè queste sono le ultime parole di un santo, è incredibile, un genio, queste sono geniali fino alla fine. Sì, sono appunto Francesco, le ultime parole di Francesco sono: io la mia parte l'ho compiuta, la vostra per il segno di Cristo. Lo lascia così, cioè ti lascia il santo, ti lascia dicendoti: ogni istante della vita vissuta è un'occasione per fare un capolavoro, per rendere gloria a Dio, per fare un capolavoro non con le nostre forze, ma con l'aiuto della grazia. Anche storie di grande sofferenza, no? Pensate invece a alcune morti di santi più combattute, non so se sapete Santa Teresina di Lisieux, morì con un combattimento spirituale tremendo, la madre superiore le porse il crocifisso da baciare, e lei disse: non ci credo. Poi si girò verso il muro e disse: Gesù ti ama. No? Sì, il combattimento della fede che tutti hanno vissuto a pisare. Sì, c'era un'altra bellissima, aspetta, fammi ricordare, Santa Teresina, sempre di Santa Teresina, Dio, aspetta, com'era? Cioè lei c'era questo crocifisso in mano e aspetta. Ah sì, perché lei dice: non sente più niente, un punto di morte, lei non sente più la voce di Cristo, che invece aveva sentito in vita, no? Sentiva, però non sente nulla, c'ha 25 anni, 24 anni, una bambina, no? Innamorata, sta per morire, e dice, citando il Cantico dei Cantici, me l'avevano detto: quando si nasconde è ancora più bello. La tomacia dello sposo che fugge, no? Quando fugge è ancora più bello. C'è quella bellissima che dice, anche poi a proposito di questo tema della morte, no? Parlavamo l'altro giorno e dicevamo che, essendo la morte un po' fuori dalla nostra cultura, nel senso che tentiamo di nasconderla, si è un po' persa quella che è la tradizione della preparazione alla morte, no? Sì, certo. Invece nelle vite dei santi spesso appare. Cosa? Però generalmente, qui in questo punto, io metto sempre un teschio. Cioè appena non c'è perché stava in frigo, questo perché stava in freezer, ma c'è sempre, in ogni mio video c'è un teschio, e lo metto lì. Quello di San Girolamo, quello di chiunque, insomma, della Madonna, della Maddalena, della Vidente, eccetera. E la cosa meravigliosa dei social sono, la cosa più bella dei social sono
gli hater, quelli che ti scrivono risultati, no? E io ho molti hater cattolici. Io sono anche dei sacerdoti. Cioè i sacerdoti ti insultano? Sì, alcuni. Sì. C'è uno che mi scrive ogni santa volta, ogni volta che scrivo un video, ogni benedetta volta mi scrive: sei il figlio del demonio. Che meraviglia, che c'è stato affetto, chiaramente. Il problema, sai qual è, Andrea? È che un giorno si stuferà di farlo e mi mancherà, perché l'odio social è un odio che non poggia le basi fondamenta solide e quindi dura poco. Non è un odio sostanziale che si può basare su sangue o su soldi o su sesso, no? Ci sono tre motivi per cui si odia, ma se tu sui social, poi no, è quello che è. Però anche l'odio fa il traffico sui social. Però no, l'odio fa tantissimo. Il risultato è questo tema della preparazione. La prima della preparazione che abbiamo fatto, che non abbiamo indagato. La preparazione a volte è una fascia tantissima, per questo io lo metto sempre lì, perché mi viene anche di commuovere tantissimo. Sono andato con i bambini l'altro giorno a vedere i cappuccini, la mia dei cappuccini a via Veneto, portateci i bambini. Non so perché. Sono tutti teschi, è bellissimo, no? Costa 8 euro, però veramente ne vale la pena. E i bambini non si spaventano per niente, perché per i bambini è molto più facile entrare a contatto con la morte e sapere che la morte fa parte del gioco, fa parte del dono, e Dio ce la fa, ovviamente c'è la paura, ovviamente si spaventa, ovviamente, però non si terrorizza come noi. Magari si spaventa un angelo del teschio aiuto, però poi ci parli, gli dici, gli racconti, io ho una cosa del senso. Ovviamente sono due, no? Ricordati che devi morire, poi c'è quella frase bellissima per Henry davanti al teschio, e il teschio dice: quello che voi siete noi eravamo, quello che noi siamo voi sarete, cari miei. Preparatevi, organizzatevi, non c'è tempo da perdere, non c'è tempo da perdere. Invece è una cosa che noi vediamo a scuola, che hanno bambini, non ricordiamo i funerali. Ma che scherzi, ma io ho portato i miei figli al funerale della mamma di un loro compagno di classe, quindi una tragedia importante per un bambino, cioè da mille giorni, e erano tutti scandalizzati che portassi i figli. Ma erano loro che ci avevano veniva, vogliono abbracciare la loro compagnia di classe, ma perché si impressionano? No, caro mio, ti impressioni te, non si impressionano loro, sei tu che ti metti sotto. Questa è la verità, sei tu che ti metti sotto. Il bambino invece, io ho detto questa cosa a mia figlia, ci guarda che pensare alla morte come ci insegnano gli antichi padri, come ci insegnano tutti i frati cappuccini, come ci insegnano, è uno stimolo per fare la vita un capolavoro ogni momento, ogni giorno. E lei la capisce benissimo questa cosa. Che bella cosa mi hai detto, grazie, vado a dormire contenta. E poi la figlia è molto carrata, è quella lì. E quindi questi sono due. E poi il secondo motivo per cui il cappuccino è la risurrezione, perché non finisce tutto lì, non è tutto qui, non è tutto questi teschi lucidi che anche loro poi si consumeranno, no? Nulla dura, anche il teschio non dura, anche il teschio si sprigiona, poi vedremo. Allora racconteremo la storia della casa. Esatto, oggi vi raccontiamo anche la storia di un santo, proprio per darvi un esempio vivo, un santo che noi riteniamo molto figo. Molto pazza, stupendo. Veramente bello. Abbiamo pensato di raccontarvelo così. Io vi racconto un po' lo svolgersi della sua vita e Giovanni ci legge dei brani proprio scritti da questo santo. Ok, quindi sarà un racconto fatto a due voci, che ci occupa adesso la seconda parte dell'incontro. In realtà non è un santo,
perché non è stato ancora canonizzato. Noi l'abbiamo canonizzato. Noi l'abbiamo canonizzato perché appunto è molto figo. Sarebbe quello che noi chiamiamo un testimone, cioè una persona in cui la fede ha rifulso in modo clamoroso, da tutti riconosciuto, però ancora non propriamente canonizzato. Allora, è un santo giapponese, santo o non santo, giapponese. È un giapponese che si chiama Takashi Nagai. Ripetete? Allora, Takashi Nagai, come vedete qui, 1908-1951. Quindi ha vissuto relativamente poco nella prima metà del Novecento. Perché ve lo raccontiamo? Perché è una figura impressionante. È un santo che ha incrociato il dolore, la malattia e la morte in quasi tutti i modi che possiamo pensare. Ha avuto dei lutti pesanti nella sua vita, la mamma quando era ragazzo, la moglie giovane, una sfilza di suoi amici, un'enorme quantità di suoi amici. È stato medico, quindi ha lui lavorato con i malati. È stato lui malato tantissime volte di meningite, è diventato sordo, poi presa la leucemia, è stato allettato per anni, a letto per anni. Ha vissuto lo scoppio della bomba atomica a Nagasaki, perché viveva a Nagasaki, e ha raso al suolo la città. No? Quindi un uomo che ha vissuto quasi tutte le forme di dolore e di male che ci possono venire in mente, no? E di malattia. Per questo abbiamo pensato di raccontarvelo, perché invece questo dolore e questo male si vede non solo l'opera di Dio, ma anche come rifulge nella debolezza, come diceva prima Giovanni, come rifulge la grazia. Allora, immaginatevi un giapponese dei primi del Novecento. Allora, vivere in Giappone ai primi del Novecento voleva dire non conoscere cristiani. Perché? Perché il cristianesimo era arrivato in Giappone nel 1549 con San Francesco Saverio, con l'evangelizzazione di Gesù. Avevano evangelizzato soprattutto il sud, la zona di Nagasaki, ma dopo pochi anni cominciarono delle persecuzioni. Il Giappone si chiuse contro gli occidentali e in particolare il cristianesimo veniva ritenuto la religione degli occidentali, quindi a un certo punto furono perseguitati pesantemente i cristiani. Ci furono molti martiri, per esempio nel breviario si festeggiano i 26 martiri di Nagasaki, Paolo Michi e i compagni, sono dei martiri di fine Cinquecento crocifissi sulla collina di Nagasaki. Nel 1614 lo shogun proibisce definitivamente il cristianesimo. Da quel momento in poi i cristiani diventano cristiani sotterranei, segreti. Tutti i missionari vengono espulsi, tutti i preti vengono o uccisi o scacciati dal paese, le comunità cristiane cominciano una vita clandestina, senza sacerdoti e quindi senza, per esempio, l'Eucaristia o la confessione, niente. Per 250 anni i cristiani resistono in Giappone senza Eucaristia, senza confessione, senza prete. Le comunità erano organizzate così, c'era una persona che era, si chiamava l'uomo dell'acqua, che era l'incaricato di battezzare, uno che era l'uomo del calendario, cioè quello che, essendo il Giappone un paese non cristiano, aveva tutto un altro calendario, allora uno che ricordava quali erano le feste, oggi è Natale, oggi è così, e poi un altro che era il capo della comunità. E celebravano di nascosto, senza farsi scoprire nelle grotte, nascosti nelle case facendo finta di fare altre cose, le principali feste cristiane. Per 250 anni il Giappone vive questa situazione. Nella seconda metà dell'Ottocento il Giappone si riapre agli occidentali e comincia ad arrivare qualche prete. Allora un prete viveva a Nagasaki e era prete e stava lì esclusivamente per gli stranieri, perché ai giapponesi non era permesso essere cristiani, ma gli stranieri sì, c'erano i commercianti francesi, i commercianti belgi, gli inglesi, quindi ci voleva l'assistenza per loro. Quindi questo prete sta là, un prete francese e occidentale. E una notte invece bussano alla sua porta dei giapponesi tutti vestiti stranissimi, mascherati praticamente per non farsi scoprire, erano i cristiani clandestini che vanno là da questo prete e gli fanno tre domande. Primo, ti manda il Papa? Secondo, sei celibe? Terzo, hai una statua della Vergine Maria? Perché queste tre domande?
perché andandosene i missionari ai primi del 600 gli avevano detto: quando la Chiesa tornerà in Giappone, la Chiesa tornerà in Giappone, avrete tre segni per riconoscere che è la Chiesa cattolica: i preti saranno celibi, obbediranno al Papa e ci sarà la statua della Vergine Maria. Quindi loro arrivano e fanno queste tre domande, e questo resta di stucco perché all'inizio non capisce che cos'è, e poi scopre che sono i cristiani clandestini. C'è un'altra persecuzione a fine 800, ma insomma, alla fine, ai primi del 900, sono i primi decenni in cui si può essere cristiani in Giappone. Si può, nel senso che tutti ti rischiano appresso, ti trattano male, non è che non ci fosse persecuzione, però almeno non è avanzata. Bene, allora, Takashi Nagai non nasce cristiano, nasce shintoista, buddista, come la maggior parte dei giapponesi, nasce vicino Hiroshima, papà era medico, e a un certo punto lui decide di seguire le orme del padre e diventare medico, va a studiare a Nagasaki, va a fare le superiori a Nagasaki e poi l'università anche a Nagasaki. Qui lo vedete, studente di medicina, atleta, giovane, che ha vinto una coppa giocando a pallacanestro, come si vede, qui era proprio durante gli anni della scuola di medicina. È un medico che, un medico ai primi del Novecento, di tradizione appunto shintoista buddista, si incontra a un certo punto con la grande scienza. Il Giappone, che era rimasto chiuso per tanti secoli, sapeva di essere molto indietro rispetto all'Europa e viveva rincorrendo la medicina occidentale. Immaginate che l'Ottocento è il secolo del progresso, no? Del darwinismo, come ci raccontava Don Luigi, del positivismo proprio, cioè la scienza può spiegare tutto, tutto è materia, e non c'è altro che materia. Quindi, studiando medicina, nell'ambiente scientifico, cresce in un fortemente materialista, positivista, scientista, ma mantenendo tuttavia un animo poetico, era affascinato dalla poesia. Per esempio, una cosa che tra virgolette lo fregò nella vita fu che un professore di liceo di letteratura francese gli aveva citato un poeta francese che si chiama Blaise Pascal, che era un filosofo, autore dei pensieri. Gli aveva citato un paio di frasi di questo Pascal, per esempio: l'uomo è una carta pensante, oppure altre come: nel mondo c'è abbastanza buio per coloro che non vogliono vedere e abbastanza luce per coloro che vogliono vedere, parlando della presenza di Dio. E insomma, questo ragazzo era rimasto affascinato da Pascal, sapeva che era uno scienziato che studiava medicina, poi praticamente scopre che Pascal era un fisico, aveva inventato la calcolatrice, c'erano delle leggi fisiche, aveva il suo nome, quindi comincia a leggere i pensieri di Pascal per amore verso la poesia e chiedendosi: ma come fa uno scienziato a essere anche religioso? È contraddittoria la cosa. Insomma, si legge e si rilegge Pascal. Cos'è che incrinò il suo ateismo? La prima cosa che incrinò il suo ateismo fu il fatto che a un certo punto, quando lui aveva 20 anni, stava all'università, terzo anno di università, anzi 22 anni, muore la mamma. La mamma ha un'emorragia cerebrale, lui corre, buttandosi il libretto di Pascal, torna a casa e arriva che la mamma sta morendo. Si salutano, la mamma muore con la mano nella sua mano e lo sguardo della mamma a lui lo trafigge, perché lo sguardo della mamma gli diceva: io sarò con te, ci rivedremo. Non parlava, no? Perché era ormai completamente muta, ma gli occhi vivi della mamma che lo guardavano lo colpiscono, e lui ha la sensazione di una vita che non può finire nella morte, ma così, una sensazione vaga. Però la morte della mamma fu ciò che mise in crisi il suo ateismo convinto, il suo materialismo. Disse: ma è possibile che mia mamma sia veramente morta? Anche perché nei mesi successivi ne sente la presenza e continua a leggere Pascal. A un certo punto capisce che che se vuole veramente scoprire qualche cosa su Pascal, sul cristianesimo, così deve conoscere i cristiani. Però i cristiani, appunto, cioè conoscere i cristiani in Giappone era come andare dai vecchietti, no? Dagli ultimi nessuno ci andava, figurati quindi andare da un prete. Allora lui che cosa pensa? Dice: va bene, sono studente universitario, devo affittare una camera da qualcuno, vado ad affittare una camera nel quartiere cristiano di Nagasaki, dove i cristiani avranno ricominciato a vivere dopo la fine delle persecuzioni, avevano anche costruito una cattedrale.
Sceglie quindi una famiglia cristiana, con questo intento, da qualche parte devo abitare, scelgo dei cristiani, così vedo come vivono veramente, se è vero ciò che dice Pascal, che si può essere cristiani senza essere cretini. Vediamo. Allora, va una domenica, bussa alla porta di una famiglia cristiana e chiede una stanza. La coppia, che c'è una coppia un po' anzianotta, che ha una figlia che studia lontano, che è maestra e insegna lontano, e gli dicono: no, mi spiace, non affittiamo stanze. Però lui non demorde, questa casetta gli piaceva, allora torna la domenica dopo, ribussa la porta e dice: salve, sono di nuovo io, non è che avete cambiato idea, perché mi servirebbe una stanza, sono uno studente universitario. Anche quelli si mettono un po' a ridere e il papà della coppia, questo signore, dice: ma non sarà che ce l'ha mandato il Signore? Sarà che questo ragazzo ce l'ha mandato Dio? E allora dice la moglie: vabbè, proviamo, ospitiamo. E così lo ospita. Finisce gli studi di medicina e mentre è ospite da questa famiglia ha una violenta meningite che gli fa perdere l'uso dell'orecchio, non sente più dall'orecchio destro, è completamente sordo. Per questo quando si laurea in medicina resta all'università, ma gli dicono: guarda, non puoi fare altro che fare il radiologo, perché non puoi usare lo stetoscopio, non puoi visitare, puoi solo fare il radiologo. Fare il radiologo nel Giappone dei primi del Novecento, siamo negli anni 20, era una cosa molto pionieristica, perché in Europa era già partita la radiologia, ma in Giappone a Nagasaki era arrivata la prima macchina per fare le radiografie. E in realtà nessuno poi voleva farlo, perché si sapeva che era un lavoro anche un po' pericoloso. Insomma, Takashi Nagai finisce a fare il radiologo e, finendo a fare il radiologo, si espone anche, come sapete, a tutti i problemi, no, della radiologia, ai raggi della cosa. Bene, allora lo troviamo medico a casa, ospite a casa di questi cristiani, radiologo, una sera, il 24 dicembre del 1931, cioè la vigilia di Natale, che ovviamente in Giappone non è festa, è una sera come le altre. Allora la famiglia lo invita a cena, dice: noi stasera festeggiamo, vieni con noi? Va bene. Si ferma a cena con loro e conosce la figlia di questa famiglia, che vi ricordate era insegnante lontano. Conosce la figlia e insomma scatta qualcosa, no? Gli piace questa ragazza, gli piace. Lo invitano a messa la sera, dicendo: noi andiamo a mezzanotte alla messa, vieni con noi. E lui, per non farli rimanere male, va con loro a messa e vive così la prima messa di Natale. E durante quella messa dice: io sentì una presenza in mezzo a questi 5.000 cattolici giapponesi che cantavano, il prete, che io sentì qualcuno, c'era qualcun altro, non erano solo loro. La sera dopo è di nuovo a casa e questa ragazza sta malissimo. Lo chiamano, medico, aiutaci, questa ragazza sta malissimo, ha mal di pancia, pensano che abbia un problema intestinale, invece lui le fa la diagnosi e capisce che è appendicite, che la ragazza può morire perché potrebbe diventare delinquente. Se la carica in spalla e nella notte la porta di corsa all'ospedale. Lei si salva e quindi è tutta contenta, immaginatevi, no? Mi ha salvato la vita, ma quanto sei bravo, questa ragazza mi ha salvato la vita, eccetera, eccetera. Insomma, lei anche si interessa a lui. Se non che lui viene chiamato in guerra. Il Giappone entra in guerra con la Cina per la Manciuria e lui viene chiamato in guerra. Allora lei coglie l'occasione, gli regala un bellissimo maglione cucito a mano da lei, dicendo: questo ti ricorderai di me. E quando lui parte per la Cina per combattere, lei anche gli manda un libro, gli regala il Catechismo della Chiesa Cattolica, dicendo: da quando sei venuto a messa con noi, penso che tu ti sei incuriosito un po' del cristianesimo, leggi questo libro. E lui, durante la guerra in Manciuria, si studia il Catechismo della Chiesa Cattolica, non perché volesse diventare cristiano, se lo studia così per curiosità. Allora torna dalla guerra, qualcosa è cambiato dentro di lui, va a parlare con un prete e praticamente chiede di essere battezzato. Con il battesimo cambia un po' tutto nella sua vita, cambia anche il modo di essere medico e di esercitare la professione. Adesso ascoltiamo un brano in cui lui racconta che vuol dire essere medico da cristiano. Le parole del discorso della montagna, beati quelli che piacciono.
devono essere presi alla lettera dai medici. Un vero medico soffre con ciascuno dei suoi pazienti. Se il paziente ha paura di morire, anche il medico ha paura. Quando il malato finalmente guarisce e dice grazie, anche il medico risponde grazie. Se il tuo paziente è vecchio, trattalo come se fosse tuo padre. Se è un bambino, come se fosse tuo figlio. Ogni paziente diventa tuo fratello, tua sorella, tua madre, e tu sei tutto per lui. Guardi e riguardi con ansia quegli esami, quei raggi, mediti sulla cartella clinica, non lasci nulla di intentato. Come sbagliamo quando ho appena laureato, credevo che la pratica medica fosse una questione di tecnica, come se il medico fosse il meccanico di quella macchina che si chiama corpo. No, un medico deve essere una persona che sente nel proprio corpo, nel proprio spirito, ciò che il malato soffre nel corpo e nello spirito. Sono arrivato a capire che la medicina è una vocazione, una chiamata personale da parte di Dio. Che significa che esaminare un paziente, fargli raggio, fargli un'intenzione, è parte della vita di Dio. Quando me ne sono reso conto, mi sono scoperto a pregare per ciascuno dei miei malati. Cos'è che ha convertito Takashi Nagai, questo medico positivista, materialista? Allora, certamente la lettura dei pensieri di Pascal, anno dopo anno, ma tornandoci sempre, lo ha plasmato interiormente, ma poi certamente è stata Eidori Moriyama, la figlia di questa famiglia, che appunto lo ospitava. Da quando lui, portandola sulle spalle nella notte, la salva dalla morte, portandola in ospedale, lei gli resta grata per sempre. E qual è il modo di essere grata di Midori? Pregare per la conversione di questo ragazzo. Lei gli regala il maglione, gli regala poi il catechismo della Chiesa Cattolica e prega tutti i giorni per lui, tutti i giorni. Questa cosa lo aiuterà anche quando tornerà dalla guerra, perché tornando dalla guerra lui era un ragazzo normale, cioè faceva quello che facevano i suoi compagni, assolutamente normale. Per esempio andava a prostituta, okay? Cioè si andava a ubriacare quando avevano la licenza e poi l'ubriacatura normalmente finiva che andavano tutti in un bordello, ok? Ma lui a un certo punto, dopo che Midori ha cominciato a pregare per lui, si rende conto che non riesce più. A un certo punto si trova in una stanza con una prostituta, come era già capitato in passato, e dice non mi interessa più. Poi scoprirà che in quel momento Midori stava pregando per lui, no? Cioè la preghiera di Midori, senza che lui se ne renda conto, piano piano lo porta, come se lo avvolgesse in una catena, per cui senza che lui lo sappia si ritrova davanti a un prete a chiedere di capire di più del cristianesimo e poi successivamente a chiedere del battesimo. Allora, una volta che si battezza, diventa chiaro che c'è un interesse reciproco e i due si sposano dopo pochi mesi. Siamo nel 1934, sarà un matrimonio molto felice, avranno due bambini, ma un matrimonio anche di durata tutto sommato abbastanza. Io sono quindi, erano quattro. Sì, all'inizio, cioè restano in vita due, qualcuno muore molto piccolo, ma due sopravvivono e questo matrimonio sarà un po' il centro della vita di Takashi. Cioè lui amerà questa donna e si sentirà amato da lei in un modo veramente, veramente speciale. Che cosa succede? Che dopo il matrimonio, dopo qualche anno, dopo tre anni, nel 1937, lui viene richiamato di nuovo in guerra e si fa altri tre anni in Cina, nella guerra cino-giapponese in Manciuria. Quindi altri tre anni di guerra, nella quale ovviamente immaginate l'esperienza della guerra, no? Cioè lui è medico lì, giovani che muoiono, scene veramente molto, molto macabre, e poi l'assurdità della guerra. Torna finalmente nel 40 per, sperando di avere pace, e scoprendo invece una situazione ancora peggiore, perché il Giappone sta entrando nella seconda guerra mondiale schierato dalla parte della Germania. Buoni. Dei buoni, esatto, Italia, Germania, Giappone. Allora,
lui veramente la guerra gli ripugnava, cioè lui era uno scienziato, un radiologo, gli piaceva fare ricerca, fare esperimenti, dedica la sua vita veramente alla scienza, all'insegnamento, alla cura dei pazienti, decide a un certo punto di fare del suo meglio anche in guerra, dice: che posso fare? Sono medico, darò la mia vita, rischierò di morire facendo il medico, faccio tutto quello che posso. Quando era in Cina, curava i giapponesi e pure i cinesi, no? Andava pure a raccogliere i ferimi cinesi per curarli, cioè veramente pensa: questo posso fare, questo faccio. Se non che nel 1945, come sapete, la guerra volge verso il suo termine, ma i giapponesi resistono strenuamente. Il 6 agosto del 1945 su Hiroshima viene buttata la prima bomba atomica. Il Giappone non dà la notizia, ma le voci corrono e la sera del 6 agosto Takashi e Midori decidono che per i bambini non è più sicuro stare a Nagasaki, perché i bombardamenti normali c'erano tutti i giorni dovevano andare nel rifugio, solo che questa bomba che era scoppiata a Hiroshima era qualcosa di diverso. Midori prende i bambini e li porta alla nonna in montagna e torna il giorno dopo. Il 7 agosto li accompagna, l'8 agosto torna a Nagasaki, in tempo per la bomba atomica del 9 agosto, perché il 9 agosto gli americani lanciano la seconda bomba atomica su Nagasaki. Erano le 11 di mattina, lui era al lavoro nel reparto di radiologia dell'ospedale, lei era a casa cucinando. Scoppia la bomba atomica e la bomba atomica, per una serie di coincidenze, finisce proprio su Nagasaki, doveva andare in un'altra città. Finisce su Nagasaki e finisce, per un'altra serie di coincidenze, sul quartiere cristiano di Nagasaki, Urakami, dove viveva la maggior parte della comunità cristiana, dove vivevano anche loro. Molto vicino alla cattedrale. La bomba atomica uccide all'istante 70.000 persone. Una lama d'aria che viaggia a 2.000 metri al secondo distrugge tutto ciò che trova nell'arco di qualche chilometro. Le persone vengono spellate vive, raccontano scene di zombie praticamente, gente senza arti, gente spellata viva, completamente bruciata. Tutto viene distrutto, solo gli edifici, pochi edifici in cemento armato restano parzialmente in piedi, ma nemmeno tutto, la cattedrale crolla, muoiono, insomma, muoiono tutti. Ma lui è nel reparto di radiologia. Il reparto di radiologia è schermato, no? Ma è schermato per proteggere il fuoco. Ma è proprio il fatto che fosse schermato fa sopravvivere lui e molti altri del reparto, mentre quasi tutti in ospedale muoiono sul colpo, anche se l'ospedale era ricevuto armato. E cosa succede? Che lui viene ferito, perché la bomba, anche se non lo ammazza, ma fa esplodere tutto quanto, lui viene ferito qui alla tempia, perde un sacco di sangue, resta sotto tutte delle lastre di metallo, viene salvato e quando si affacciano alle finestre vedono questo panorama di desolazione. Non so se avete visto qualche immagine della bomba, ma all'inizio, dopo la bomba atomica, non si vede niente, tutto si oscura, il sole diventa nero, non vedono più nulla. Poi piano piano si alza questa coltre di fumo e cominciano ad apparire gli zombie, cioè queste persone spellate che gridavano acqua, acqua, e morivano, no? Sul colpo, insomma, scene raccapricciate. Pensano, un'infermiera, compagna di Takashi, dice: siamo all'inferno, questo è l'inferno. Escono, cominciano a raccogliere qualche ferito, loro che sono sopravvissuti, e lui è molto ferito, lui ha perso un sacco di sangue. Poi si rendono conto che tutto è stato distrutto, l'ospedale è completamente distrutto, e non hanno di meglio da fare che allontanarsi sulla collina, salire sulla collina, e pian piano tutti i poveretti sopravvissuti, monchi, zoppi, tutto spellato, gente morente, si avvicina alla collina e sale sulla collina. Ricordate che Nagasaki aveva 200.000 abitanti, 70.000 muoiono sul colpo e ne muoiono altri nelle settimane, nei mesi seguenti per via delle radiazioni. In che stato si trovava Takashi? Takashi in realtà era già malato. Poco prima della bomba atomica aveva scoperto di avere la leucemia. Leucemia che gli era vissuta perché si era esposto continuamente per il suo lavoro alle radiazioni. Quindi già prima della bomba atomica lui sapeva che la sua vita sarebbe stata breve, che sarebbe vissuto un paio d'anni, che avevano detto. Lo aveva detto con fatica la moglie lo aveva accolto, gli aveva detto: non importa, tu hai dato la tua vita per il lavoro, va bene così, io sarò con te. E quindi la sua
morirò fra poco, ma ci sarà Midori a consolarmi, Midori ad accompagnarmi nella morte. E invece Midori muore nell'esplosione. Lui non se ne rende conto subito perché all'inizio c'è l'emergenza, così, ma il giorno dopo questa grande esplosione, questa carneficina, appena l'emergenza passa perché arriva qualche altro medico, lui scende in città dalla collina e si avvicina al quartiere dove ci sarebbe dovuta essere la sua casa. Takashi si avvicina a questo quartiere, qui non c'è niente, c'è solo polvere e lontano per terra, non riesce neanche a riconoscere qual è la sua casa, non sa qual è, è tutto distrutto. Poi a un certo punto vede qualcosa che gli può far ricordare quella casa sua, vede delle tegole di un certo colore, che si la disposizione della casa, in qualche modo ricostruisce che quella è casa sua, e vede per terra una cosa di ombra, una cosa nera, c'è un pezzo di cranio, la spina dorsale e qualche pezzo di femore. Dice, questa è Midori. E accanto vede, c'è una cosa che luccica, vede che il crocifisso del rosario che lei faceva spesso, è rimasto solamente il metallo del crocifisso, i grani che sono disintegrati. Rivedendo la polvere a terra, costruisce quello il braccio di lei, come una specie di paleontologo che deve scoprire il dinosauro, il fossile del dinosauro, vede una specie di qualcosa che possa sembrare la mano di Midori, il braccio, il femore, e quindi dice questa era lei che teneva in mano il rosario mentre moriva, e dice, si tira per terra, si mette a piangere e dice, Dio mio, grazie, perché le hai concesso di morire pregando. O madre adorata, grazie per essere stata vicina alla mia fedele Midori nell'ora della sua morte. E poi dice, o buon Gesù, il nostro Salvatore, che hai sudato sangue e hai portato la tua pesante croce e che sei stato crocifisso, illumina adesso con la tua pace il mistero del dolore e della morte mia e di Midori. Rimane lì immobile, non sa quel tempo, non c'è niente, non c'è nessuno, non si vede più in questa landa desolata. Vede accanto un secchio ammaccato, mezzo sano ancora, lo prende, raccoglie i pezzi di ossa di Midori che sono rimasti ancora integri, li mette tutti insieme in questo secchio e fa questa preghiera. Midori, che per raccogliere i pezzi di ossa, i tuoi pellegrinaggi segreti al convento di Ancoti, quando partivi all'alba per pregare per me, ora sono finiti. Grazie di questo e degli altri tuoi innumerevoli gesti di bontà. Perdonami per aver considerato il tuo affetto una cosa scontata. Tu restavi in casa mentre io perseguivo egoisticamente i miei studi e accumulavo onori e promozioni. Perdonami per non essere venuto subito da te quando mi stavo morendo. Per favore, perdonami. Prende questo secchio con i pezzi di ossa, si allontana da casa. C'è una tegola che sa male, inciampa e sente questo secchio con le ossa. Le ossa sbattono fra loro, lui, questo sbattimento di ossa, sente una voce. Sente che queste ossa che spallonzolano dicono: no, perdonami tu, piuttosto. È la voce di Dio, non so se è la immaginazione, però lui sente questa voce. Capisce che Dio l'ha perdonato. Questo sicilianissimo prende questo secchio, passa a benedire queste ossa al cimitero di
a Cidochi, che era vicino, e a un tratto si accorge che intorno a lui non c'è più niente, tutto intorno non si vedono neanche resti di uomini, non è rimasto niente. Si butta per terra, piange, il sangue ha perso la destra, ormai è troppo, la malattia, non ce la fa più, sviene e casca per terra e rimane lì tutta la notte svenuto. Si sveglia prima dell'alba, apre gli occhi in mezzo a questa polvere, in mezzo a questa macerie, e vede una luce strana, lontanissima, apre un po' di più gli occhi e capisce che è la prima stella del mattino. E allora va alla preghiera, alla donna, e gli chiede: stella mattutina, prega per noi, per me la donna. Maria, aiutami a portare a compimento tutto ciò che Dio desidera che io faccia per lui prima di chiamarmi a raggiungere i doni. Da questo momento Takashi è vedovo e porterà la sua vedovanza. Questa è una foto dell'anno immediatamente successivo con i segni del lutto addosso. È vedovo, padre di due figli, e in un Giappone completamente distrutto, piegato moralmente, schiantato dal punto di vista dello spirito, cioè si sentono i giapponesi completamente annientati una volta che sono stati sconfitti. Padre di due bambini dei quali deve occuparsi, i quali vediamo che pregano sulla tomba della mamma di Midori poco dopo la morte della mamma. Tutto è distrutto. Dopo essere stati per un po' di mesi dalla nonna nel paesello di montagna, in una situazione tremenda dove lui di nuovo rischiato di morire, a un certo punto si costruiscono una povera capanna dove era sulle macerie della loro casa precedente, e così cominciano a fare nei mesi successivi tutti i cristiani di Nagasaki. La cattedrale era stata distrutta, non c'era più niente, ma loro rimettono le loro capanne lì dove c'erano le loro case. Erano così poveri che Takashi racconta che una notte fecero festa perché lui riuscì a catturare un topo e a cuocerlo per mangiarlo insieme con i figli. Questo fu tipo banchetto di Natale, un topo catturato nella casa. Allora si ammala, la malattia, la leucemia più la botta di radiazioni della bomba atomica lo prostra sempre di più, e lui passa gli ultimi 5 anni della sua vita praticamente a letto. Solo che cosa decide di fare? Praticamente persa Midori, perso il suo lavoro, perse tutte le ricerche, schiantato il Giappone, lui capisce che ha ancora qualcosa da dare. Sembra un uomo che non ha più niente da dare, e invece lui capisce che ha ancora qualcosa da dare. Cosa ha da dare ai giapponesi? Ha da dare ai giapponesi la speranza, e decide di dedicare tutti gli ultimi anni della sua vita a infondere speranza al suo popolo, non solo ai cristiani ma a tutti quanti. A un certo punto finirà a letto, questa è la casa che poi gli regalano, lui finirà a letto, passerà gli ultimi anni a letto a incontrare gente e scrivere. Incontrava persone che ogni giorno venivano a visitarlo per chiedergli: ma tu che hai perso tua moglie, hai perso tutti i tuoi amici, come puoi avere speranza? E lui parlava loro della speranza che Cristo gli dà. Incontra persone e scriverà 20 libri e innumerevoli lettere, circa 5 lettere al giorno, per i 5 anni ultimi della sua vita, stando a letto. Aveva anche, per riuscire, dei particolari aggeggi per riuscire a scrivere bene, e darà una testimonianza impressionante. Qui lo vediamo con i suoi bambini negli ultimi anni della sua vita. Dalle opere di Nagai, dalle opere di incoraggiamento di Nagai, risorgerà il Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale,
viene nominato a un certo punto nel 1949, l'imperatore gli dà la massima onorificenza possibile in Giappone. Pensate, è un cristiano, cioè uno con cui si sputava per strada. Il Giappone gli dà la massima onorificenza perché? Perché tutto il male che ha vissuto nella sua vita è riuscito a trasformarlo in speranza. Andavi a trovare Takashi Nagai e ne usciti consolato. Andranno a trovarlo personalità di tutti i generi, cardinali, famosi scrittori, attori. Due film verranno tratti dalle sue opere. Quindi ciò che lui fece nel letto della malattia, fermo per 5 anni, vedo, malato di leucemia, sordo, con tutte le altre sfortune, mangiando il topo, fu un'opera di resurrezione del suo uomo, diede la sua vita al suo amato. Bene, allora, per concludere questa storia, che muore nel 1951, leggiamo qualche frase che lui scrive ai figli, come testamento spirituale. Siete ancora piccoli? E avete già perso la vostra madre. È una perdita irreparabile. La morte del padre non è nemmeno paragonabile a quella della madre. La mia morte vi lascerà totalmente orfani, vulnerabili e soli al mondo. E piangerete. Sì, potrete anche sciogliervi in lacrime e andrà bene. Purché il vostro pianto sia sempre davanti al padre che esce. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Lasciate dunque che le vostre lacrime scorrano alla sua presenza e lui le asciugherà. Vi rendete conto che agli occhi di questo padre voi valete più di quello splendido astro che mantiene in vita la nostra terra? Sì, voi valete più del sole. Voi siete il figlio e la figlia di questo padre e tali sono tutti coloro che ci circondano. Amatevi tutti, fidatevi della sua provvidenza e troverete pace. Io ho voluto fare così e vi posso assicurare che l'ho trovata. Devo dirvi la verità, bambini miei, sarete presto orfani. Il vostro calcio sarà amaro. Dovrete lottare contro la tentazione di provare risentimento verso i vostri compagni di scuola che hanno fatto il male. Dovrete anche lottare contro il pericolo di rassegnarvi totalmente alla vostra condizione. Guardatevi dal vivere negativamente secondo una cieca logica di fatalismo. Vivete con amore, con piena coscienza, sperimentando la personale provvidenza del Padre nei vostri confronti. E ti ho chiesto a voi a me di bere questo calice a mano. E come mi dico anch'io, a volte ho dovuto soddisfare delle medicine a mare. E ho detto, poverino, non facciamo più soffrire, diamo di uscire a conoscere. La nostra fede cristiana non sarà mai una droga che anestetizza il nostro dolore. La malattia è uguale. Non vogliono dire che noi siamo lontani da Dio, che Lui ci ha abbandonati. Guardate la vita dei grandi santi. Teresa di Lisieux, Bernadette di Lourdes. No, noi non crediamo in un Dio meschino che fa vincere alla lotteria i suoi favoriti e degli altri si dimentica. È troppo grande per agire così. Mancherà mai di ascoltare liberamente un ragazzo. Io potrei guarire miracolosamente dalla leucemia, sarebbe una cosa buona, ma anche non guarire è una cosa buona. E non me ne importa più di tanto. Tutto ciò che mi interessa è la sua volontà su di me. L'unica vita che mi interessa è vivere per lui. Dio non ha mai detto che si devono fare grandi cose per la patria, per l'umanità, per vivere bene. E allora tutti vedevo i malati che sono nel mondo, guardate me per esempio, io ho continui bisogno di assistenza, non si potrebbe dire che noi malati infatti siamo utili, ma l'utilità non è ciò che veramente conta. Alcuni si invischiano in ragionamenti sull'ingiustizia di Dio, perché mai alcuni sono afflitti da un basso consenso intellettivo o da corpi deformi o da tempi, forze, da povertà materiale, non so dirvi molto. Ma posso assicurarvi che se ciascuno di voi si accerca come è assolutamente certo che un giorno potrà vedere come i piani di Dio si sono compiuti. E proprio attraverso la nostra debolezza, i nostri talenti, i nostri difetti che sono così diversi, ma tutti siamo uguali in questo,
Ciascuno di noi è nato per manifestare la gloria di Dio, per conoscerlo, amarlo, servirlo, e poi condividere dopo la morte la sua vita. Miei cari bambini, voi non siete dei geni, e vi aspetta un futuro di qualità, è vero, ma se voi prendete la decisione di vivere umilmente e con amore, vivrete una vita fruttuosa e sarete felici. Perseverate. Lui ci sta preparando per stare insieme con lui e con i nostri.